Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopa17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo nell'ultimo episodio dedicato al mio Jurassic Park personale. Nel prossimo video inizierò la costruzione del mio Jurassic World personale, quindi praticamente ci trasferiremo dal 1990 al 2015. Oggi ragazzi, dopo aver completato la costruzione del parco, volevo fare insieme a voi un tour guidato e vedere da vicino tutti quanti i dinosauri che popolano l'isola o questa parte dell'isola dove ho costruito questo parco preistorico. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video se siete interessati ad acquistare questo videogame. Se volete comprarlo in digitale vi consiglio di acquistarlo su Instant Gaming, trovate il link in descrizione. Ok ragazzi, dopo essere atterrati sull'isola, dobbiamo aspettare l'arrivo di una delle jeep del tour. John Hammond ci ha invitati a fare un tour nel suo parco preistorico. Tiratevi indietro, indietro, attenti alle macchine. Allora, sono carini, non sono meravigliosi. Questi sono i vostri mezzi di trasporto per il pomeriggio. Ok ragazzi, si parte! Allacciate le cinture. Saliamo a bordo della macchina, facciamo che spostarci in questa qua davanti. Guardate che bello il cancello del Jurassic Park. Oh mamma, ci stiamo per schiantare. Ah no, si è aperto, ok. Si è aperto. Benvenuti al Jurassic Park. Ma che ci tengono lì dentro, King Kong? Allora, qui sulla destra c'è il recinto dei Proceratosauri. Invece qui a sinistra quello dei Ceratosauri. Diamo un'occhiata dentro al recinto per vedere se i Proceratosauri si vedono. Mi sembra di no, mi sembra di no. Guardate che spettacolo però. I Ceratosauri li osserviamo poi magari al ritorno. Adesso volevo concentrarmi sui Proceratosauri che però non si vedono. Probabilmente sono in fondo al recinto e quindi da qui non si riescono a vedere. Accidenti. Siamo arrivati al recinto dei Parasaurolophus e dei Coritosauri. E qui ci sono anche i Gallimimus. I nostri turisti sono esaltati. Devo dire che però non c'è un dinosauro in giro, eh. Senta, è previsto che si vedano dei dinosauri nel suo parco dei dinosauri? Pronto? Oh! Ok ragazzi, forse da qui riusciamo a vedere qualcosina. Oh, i primi dinosauri, guardate, un Parasaurolophus, anzi un paio di Parasaurolophus e due Coritosauri. Guardateli là come fanno il bagno. Da qui non si vedono già più. Sì, purtroppo nelle auto del Jurassic Park la visuale è abbastanza limitata. Nelle girosfere diciamo che i dinosauri si possono osservare molto molto meglio. Entriamo nel recinto dei Brachiosauri e degli Apatosauri. Purtroppo ne ho persi un po' recentemente. E gli Apatosauri sono costosi da produrre.
piccola collinetta. Vediamo se riusciamo ad osservare qualcosina da qua. Oh yes! Ecco i brachiosauri. Ci sono anche i compsognathus all'interno di questo recinto. Guardate che spettacolo, eccoli lì. Eccoli lì. Mi sembra di rivivere la prima scena di Jurassic Park. Guardate che roba. Questa mi mancava. Lì c'è un altro brachiosauro. Qui invece sulla sinistra un apatosauro. Eccolo qua. Guardate come si guarda in giro. Là in fondo c'è un altro brachiosauro. Signori, ci stiamo avvicinando però ad una delle attrazioni principali del tour. Ci stiamo avvicinando, signori, ci stiamo avvicinando, eccolo qua. Dobbiamo soltanto superare ancora questo cancello. Silenzio, tutti quanti. Sono al recinto del Tirannosauro. Ed eccolo qua, il recinto del Tyrannosaurus Rex. Intanto c'è un Gallimimus qua. Ci stanno dando informazioni sul Gallimimus. Ok ragazzi, ci siamo quasi. Stiamo per raggiungere la voliera. E da qui probabilmente riusciremo a vedere un po' meglio il Tirannosauro. Il recinto del T-Rex penso che sia uno dei recinti più belli di questo parco. Ma non ci credo. Comunque dicevo, secondo me è uno dei recinti più belli proprio perché c'è questo dislivello. Ovvero da qui si riesce a vedere praticamente tutto il recinto. Là c'è un altro Gallimimus. Continuo. Ah, eccolo qua il Tirannosauro. Oh signori, eccolo qua. Stava dormendo, ecco perché non l'abbiamo beccato prima. Sentite come russa. Qui ci sono anche tre Gallimimus. E stiamo per entrare nel recinto. Lì ho messo un cartello con i dinosauri carnivori, vabbè. Dei Mamenchisaurus, dei Draiosauri e dei Maiasaura. Piccola buca all'entrata e poi si riparte a tutta velocità. Guardate che spettacolo. Oh, finalmente riusciamo a vedere un po' di dinosauri. Questa vegetazione qua l'ho inserita per nascondere l'incubatrice che si trova proprio lì dietro l'angolo. Guardate che spettacolo. Poi con questo, con questa illuminazione, si sono radunati tutti vicino all'acqua. Guarda, si muovono in branchi. Si muovono in branchi. Si sono radunati tutti vicino all'acqua. Ah, ok, questa è un'informazione interessante. Quindi potrei magari creare in futuro un recinto con dei ceratosauri, brachiosauri e draiosauri. Guardate che bella questa immagine. Tre mamenchisauri e un maiasaura che ci sta venendo incontro.
altri Maiasaur. Adesso ci stiamo avvicinando al recinto dell'Herrerasaurus. Ne avevo tre, però purtroppo... Ok, grazie dell'informazione. Dicevo, ne avevo tre di Herrerasaurus, però purtroppo ne è sopravvissuto solamente uno. Sopravvissuto, ne abbiamo ricreato solamente uno. Anche perché, ridi, scherza scherza, costano questi dinosauri. Solo che mi sa che non è qui in zona, perché non vedo niente all'interno del recinto. Ragazzi, si torna nel recinto dei Coritosauri e dei Parasaurolophus. Vediamo se questa volta siamo un po' più fortunati, perché prima purtroppo abbiamo visto soltanto due esemplari per ognuna di queste due specie. I motori elettrici eliminano l'inquinamento acustico e assicurano un ambiente più naturale per i dinosauri. Il recinto è uno spettacolo. Ah, guardate, dei Gallimimus. Sono tutti qui in fondo e intravedo dei Parasaurolophus. Ragazzi, ecco dove sono tutti i dinosauri. Sono tutti in questo punto qua. Oh, guardate che bello. Si erano nascosti tutti in questa zona. Ok, Parasaurolophus siamo riusciti a vederli. Più che altro i Coritosauri. E ci stiamo avvicinando al recinto dei Ceratosauri. Oh, guardate, i Ceratosauri ci stanno venendo incontro. Eccone uno. Si sta spostando nella vegetazione. Gli altri non so dove siano. Comunque almeno uno siamo riusciti a vederlo. Adesso stiamo tornando indietro e... Ah, ecco il secondo. Guardate che roba. Bellissima questa colorazione. In questo recinto dovrebbero esserci 4 Triceratops. Eccoli là, e 5 Styracosauri. Si intravede qualcosa da questa posizione, eh? Eccoli là. Vediamo se con la macchina fotografica riesco ad avvicinarmi. Sì. Sì, non è comodissima. Unica cosa è quello. Guardate, si intravedono i Pachycephalosauri. Stanno attraversando il grande lago qui al centro del recinto. Il Pachycephalosaurus viveva in America del Nord. Si tratta di uno degli ultimi dinosauri non aviari, prima dell'estinzione di massa del Cretaceo Paleogene, circa 65 milioni di anni fa. Interessante questa informazione. Di anchilosauri me ne è rimasto uno e ho inserito anche un Euplocephalus all'interno di questo recinto. Si riescono a intravedere da qua. Dopo al ritorno magari li vediamo meglio, se non si spostano. E adesso stiamo per entrare, diciamo, nella sezione carnivori del Jurassic Park, perché qui di fronte a noi c'è un recinto di Velociraptor. Poi c'è un altro recinto di Velociraptor, il recinto dello Spinosauro. Ci spostiamo da questa parte. Brava signorina, continui a guidare così. Eccoli là, i Raptor si vedono. Sono state sottovalutate.
Sì, soprattutto nel film, dove Arnold decide di riavviare tutto il sistema del parco senza prima mandare qualcuno nella torretta dove bisognava riavviare tutto quanto, no? Sapendo benissimo che se avesse spento tutto, il recinto dei Velociraptor si sarebbe disattivato. Guardate che spettacolo, sono lì sullo sfondo. Con la visione notturna non si vede granché. Allora, ci stiamo avvicinando al recinto dello spinosauro. Prima era proprio qui davanti. Se fosse passata una jeep con dei visitatori, questi ultimi l'avrebbero potuto vedere benissimo, perché era praticamente a un metro dalla recinzione. Vediamo se riusciamo a intravederlo anche stavolta. Vediamo, eh. Mi sa di no. No, mi dispiace, perché mi sarebbe piaciuto mostrarvelo. Oddio, dobbiamo ancora passare dall'altra parte. Da questa parte c'è il recinto dei Velociraptor, quelli di The Lost World. Vediamo se riusciamo a beccarli. O il Velociraptor o lo Spinosauro, uno dei due, perché stiamo passando proprio tra i due recinti. Allora, recinto del Baryonyx. Speriamo di essere un po' più fortunati con i Velociraptor. Lo Spinosauro non siamo riusciti a beccarlo. Il Baryonyx, vediamo, dovrebbe essere ben visibile. Eccolo là. Di qua i raptor non ci sono. No. I dinosauri sono soliti riunirsi presso le mangiatoie e le fonti d'acqua. E infatti le ho piazzate vicino alla recinzione, ma non è servito granché. Oh, un Metriacanthosaurus, finalmente. Però è scappato. Era là in fondo. Qui i raptor, niente. Niente. Eccolo! Oh, l'abbiamo intravisto. Ragazzi, c'è anche il raptor. Eccolo lì. Guardatelo come ci osserva. Adesso stiamo per entrare nel recinto degli stegosauri. Allora, siamo dentro al recinto degli stegosauri. Dovrebbero essersi riuniti tutti quanti vicino ad una mangiatoia, e infatti da qui si cominciano già a intravedere. Ne ho 6 all'interno del parco. Mi sa che ci dobbiamo anche fermare, perché uno di essi si trova sul tracciato delle jeep. No, si sposta. Attenzione alla coda. Guardate che belli. Mamma mia. Niente, rimaniamo seduti qua perché da dietro non si vede niente. Qui invece giriamo intorno ad una delle mangiatoie. Lo Stegosaurus viveva nella formazione Morsum, una regione semiarida costituita da pianure alluvionali. Utilizzava le spine sulla coda, detta Tagmeiser, per spaventare eventuali predatori. Guardate che spettacolo. È bellissimo poter fare un tour del genere all'interno del parco. Mi spiace che non tutti i dinosauri siano visibili allo stesso modo, però non posso farci niente purtroppo. E ci stiamo avvicinando al recinto dei Dilophosauri. Vedete, ho piazzato il tragitto delle jeep proprio attaccato al recinto. Alan. Dove? Eccoli, eccoli!
Sono là che mangiano, guardate. Magari non si vedono benissimo, però sono là che mangiano. Siamo stati fortunati, nel film non riescono a vederli i nostri protagonisti. Ragazzi, due jeep sono bloccate da una mandria di maiasaura. Guardate che roba. Ci siamo dovuti fermare qua perché i dinosauri si sono piazzati proprio sul tragitto delle jeep. Ok ragazzi, rieccoci qua. Siamo tornati nel recinto degli anchilosauri e pachycefalosauri. Speriamo di essere un po' più fortunati questa volta e di riuscire a vedere qualcosina. Mi sa che passeremo molto molto vicini all'anchilosauro. Guardate che roba. Là ci sono i pachycefalosauri. Il tour è quasi terminato. Io naturalmente spero che vi sia piaciuto. Ci tenevo a farlo dopo averlo costruito. Mi sa che ci dobbiamo anche fermare perché sta... Weyla! Ci sta attraversando la strada proprio in questo momento. Fantastico. Guardate che roba. Guardate che martello che ha lì sulla coda. Fantastico. Ok, stiamo rientrando nel recinto dei Triceratops e degli Styracosauri. Il tour è quasi terminato. Direi che è andato abbastanza bene. Sono riuscito a mostrarvi quasi tutte le specie di dinosauri che ho prodotto per questo Jurassic Park. Vediamo se riusciamo a beccare da vicino magari ancora i Triceratops. Guardateli lì. Che spettacolo. Ci tenevo a concludere questa serie in questo modo. Adesso, come vi dicevo all'inizio del video, mi dedicherò al mio Jurassic World personale. Quindi presto troverete sul canale un video dedicato a questo nuovo parco che ho intenzione sempre di costruire qui su Isla Nublar. Quindi ci trasferiremo dal 1993 al 2015. Guardate che belli. Fantastico, abbiamo concluso il tour nel migliore dei modi. Allora, nei vari episodi della serie vi ho mostrato come ho costruito i vari recinti, i tipi di dinosauro che ho rilasciato all'interno di ogni recinto, quanti per specie, per evitare che magari alcuni di essi si potessero arrabbiare se magari erano in troppi o c'erano troppi dinosauri all'interno del recinto. Come sempre ragazzi, vi ringrazio per tutto il supporto che avete dato a questa serie dedicata al mio Jurassic Park personale. Vi ringrazio per tutti i like, i commenti che avete lasciato, per le condivisioni. Adesso mi dedicherò dal prossimo episodio al mio Jurassic World personale. Nel frattempo, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Un video molto più tranquillo rispetto agli altri episodi della serie. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Jurassic World Evolution. Alla prossima, ragazzi!